La polmonite, una patologia ancora sottovalutata dagli italiani, tanto che solo uno su due ne riconosce i fattori di rischio, come l'avanzare dell'età e la presenza di patologie cardiocircolatorie e polmonari. E quanto emerge da un'indagine del Censis sulla polmonite pneumococcica e l'importanza della vaccinazione, illustrata in Senato dalla dottoressa Concetta Maria Vaccaro. Uno studio che si concentra sulla popolazione adulta tra i 50 e gli 80 anni, chiedendosi cosa sappiano dei vaccini come strumento di prevenzione ad ogni età. Un tema che riguarda non solo la salute pubblica, ma anche il contenimento dei costi della sanità. Oggi, con la crisi economica, la crisi globale, investire sostanze nelle vaccinazioni vuol dire avere nel futuro persone più autosufficienti e con meno malattie. Il che, con l'età che avanza e quindi la popolazione che va sopra i 65 anni, risulta un elemento fondamentale. Pensate che oltre 7.000 morti l'anno vengono da polmoniti non trattate e che solo il 5% di questi individui è vaccinato.